Più contenuti scandalistici sui canali televisivi ungheresi. Il 1 agosto entra in vigore la nuova legge sui media che consente di aumentare dal 25 al 35% i contenuti leggeri su televisione di Stato e canali commerciali. La norma stabilisce inoltre che i programmi di informazione vera e propria non potranno avere una durata maggiore ai 45 minuti. Secondo l'avvocato dei media Gabor Poliak, non esiste un'altra legge al mondo che limiti la durata di qualsiasi programma informativo. Si tratta, ha detto, del controllo diretto sulla libertà editoriale. Non ci sono motivi ragionevoli dietro a una legge di questo tipo. L'intenzione è chiara: il pubblico deve avere accesso a notizie minori, quindi ci saranno più tabloid e più notizie legate alla cronaca nera. È come se il governo volesse escludere il pubblico dagli strumenti di comprensione del nostro mondo. Immediata la reazione dei grandi canali commerciali come TV2, che ha ridotto a 25 minuti il suo programma di notizie, che originariamente durava un'ora. Altra novità introdotta dalla legge, la possibilità per uno stesso proprietario di gestire più radiostazioni nella stessa area, un processo di concentrazione dei media nelle mani di pochi, secondo alcuni esperti. In passato, certo, si potevano possedere più stazioni radio, ma bisognava usare una società di comodo che figurasse come proprietaria, quando in realtà dietro c'era lo stesso oligarca, spiega il professor Salai. Oggi possono possedere tranquillamente tutte le stazioni che vogliono, non è più illegale. Così sarà più facile influenzare i media per la politica. Infine è stato aumentato a 4 milioni di fiorini ungheresi, circa 12.000 euro al mese, il compenso del presidente dell'autorità per i media e le comunicazioni.